Siamo a Villa Fernandez con Tonino Scala, che da poco ho finito di presentare insieme a Michele Ruocco il libro Ricette Morali, Utopia Edizioni. Un libro molto particolare, perché è vero che parla di ricette legate alla nostra storia, ma soprattutto al riciclo e al recupero, ma che ha una finalità solidale molto importante. Ti lascio subito la parola, perché so che tu sei un grande oratore e quindi sarai molto più preciso e chiaro di me. No, sì, questo è un libro che è più cose, come ho detto durante la presentazione. È un modo per provare a dare il nostro piccolo contributo a Marco Rodari, al Pimpa, che ha dedicato la sua vita al sorriso. Lui porta il sorriso ai bambini in guerra, è un clown, e questo nostro contributo è appunto per dare la possibilità a quei bambini di poter giocare, di poter sorridere, perché la guerra, tra le tante cose, toglie anche il diritto al gioco, il diritto al sorriso che ogni essere umano ha, ma che i bambini hanno, scusate il gioco di parole, un poco in più. Poi è un libro che ci dà la possibilità appunto di provare a parlare di cibo, ma di rispetto del cibo. Come dice Michele, questo non è un libro che parla di ricette da svuotafrigo, ma è un libro che prova ad evitare che il cibo possa andare nella pattumiera, perché ci sono tante cose che noi buttiamo ogni giorno, ma che possono essere cucinate, sono commestibili e sono anche buonissime. E poi è un libro che ci dà la possibilità, in serate affollatissime e belle come queste, di poter parlare di pace. Perché la pace è un dato importante, non solo in questo momento storico, lo è sempre stato, ma oggi un po' in più. Perché? Perché stiamo considerando un po' la guerra come un fatto normale. C'è una sorta di assuefazione generale a quella che è la guerra, e questo non va bene. Dobbiamo continuare ad indignarci, dobbiamo provare a parlare e a non rassegnarci mai alla guerra come un fatto ordinario. Ricette morali e tutto questo. Tu prima hai portato la tua esperienza personale riferendoti ai tuoi figli, è una esperienza nella quale io mi sono ritrovata perfettamente, anch'io ho delle ragazze, insomma, grandi, e quando parliamo di alcune cose tra cui la guerra, effettivamente l'atteggiamento è un po' quello di assuefazione, come se fosse normale che nel mondo c'è questa situazione. Tu prima hai ricordato, ci sono ben 44 focolai di guerra e noi siamo un po', diciamo, indifferenti, perché è distante. Adesso forse l'attenzione con la guerra in Ucraina, quello che sta verificandosi anche la striscia di Gaza, ha riattivato un attimo le considerazioni e le riflessioni in questo, riferite a questo tipo di tematica, però forse per tanti anni ce ne siamo un po' dimenticati. Non credo che sia una vicenda di esserci dimenticati. Il tema vero è che quelli della nostra generazione la guerra l'hanno vista sui libri, cioè nel senso che la studiavano. Oggi la guerra tu la vedi in televisione mentre ceni, mentre stai pranzando, e quindi è diventato purtroppo un fatto ordinario. Io ho parlato dell'esperienza dei miei figli facendo una sorta di paragone con la mia generazione, che ha visto per la prima volta la prima guerra nel Golfo, in quelle immagini che Emilio Fede ci fece vedere in quel commento che ci sconvolse, perché noi passammo dalla guerra vista come un fatto del passato, alla guerra che entrava in modo preponderante nelle nostre vite, nel nostro quotidiano. Cioè, sti ragazzi accendono la TV e vedono guerre ovunque, perché poi noi adesso parliamo di queste due guerre, ma appunto, come dicevo, ci sono 44 focolai in giro per il mondo, ma di guerre negli ultimi 10 anni ce ne sono state realmente tante. Quindi è importante parlare di guerra e parlare soprattutto di pace, perché i giovani non si devono rassegnare alla guerra. La guerra non può essere un fatto ordinario come può essere una partita di pallone, la sconfitta del Napoli come quella di questa sera. Ti vorrei chiedere di ricordare nuovamente, anche se già l'hai fatto durante la presentazione, l'impatto con Marco Rodari, come nasce l'esperienza, diciamo così,
ideale di questo libro, però dall'esperienza, dall'incontro con Marco Rodari, che è andato in un posto dove ha incontrato dei bambini e poi è successo, sì, quello che tu dirai. Quello, diciamo, è stata la miccia. Ciò che è la miccia che ci ha dato la possibilità di poter costruire questo progetto affascinante che ci sta dando belle soddisfazioni, non solo per le discussioni, ma per tutto quello che poi c'è dietro. Marco Rodari incontra i ragazzi di Agerola, un comune del napoletano, e insegna loro un gioco che si fa con un foglio di carta. Terminato il gioco, racconta la sua visita ad Aleppo, territorio di guerra, e ci racconta che a quei bambini lui ha insegnato lo stesso gioco. Poi ci racconta di un altro viaggio, un anno dopo, una bimba cresciuta. I bambini, quando sono piccoli, crescono velocemente, a distanza di un anno sembrano altre persone. Era la stessa bimba che aveva in mano quel foglio di carta, unto, consumato, sporco, e va verso Marco e mostra a lui quel foglio di carta che era l'unico gioco. E questa è una cosa che mi ha segnato, perché noi ai nostri figli, ai nostri nipoti, di giochi ne compriamo in quantità industriale, forse anche troppo, no, togliamo anche il forse, ne compriamo troppi, che poi dopo un po' vanno in discarica, perché quando le cose sono troppe non dà nemmeno il giusto valore, mentre invece ci sono bambini che hanno il diritto al gioco e hanno un foglio di carta, quando va bene, per poter giocare. Questa cosa ti fa riflettere e per chi è sensibile ti stimola appunto a provare a dare un piccolo contributo. E Ricette Morali è un piccolo contributo per donare un sorriso ad un bambino e per provare a non rassegnarci di fronte alla brutalità della guerra. Ricordiamo infatti che tutto il ricavato della vendita del libro è devoluto appunto a questa causa. Sì. Il tuo rapporto con lo scarto del cibo è cambiato dopo aver scritto questo libro, o nasce prima? Diciamo che nasce prima, però con questo libro si è rafforzato, perché grazie all'esperienza di Michele, che è uno chef e quindi ha a che fare con il cibo non in modo amatoriale, ma come scelta di vita professionale, adesso io tutto lo vedo in funzione del recupero, cioè nel senso che provo, nel momento in cui vado al mercato a comprare soprattutto verdura, a capire in che modo io devo provare ad utilizzare tutto ciò che ho comprato, proprio per una forma di rispetto nei confronti di chi il cibo non ce l'ha. Secondo te, perché noi siamo arrivati ad avere con il cibo un rapporto molto conflittuale? Spesso si parla anche di malattie legate al cibo, e poi in altri posti del mondo invece il cibo è scarseggia, non sanno proprio cosa fare. Secondo te, perché noi siamo così inclini allo scarto? Infatti, parlando prima con Michele mi ha fatto notare che proprio noi italiani siamo forse, in base a quello che è stato il suo osservatorio, il popolo più appunto incline a buttare. Perché diamo tutto per scontato, cioè abbiamo le nostre dispense piene, quindi non pensiamo, perché siamo stati abituati così. I nostri nonni, i nostri genitori invece venivano da un'altra cultura, anche se non avevano vissuto direttamente la guerra, questo parlo per mamma e papà, però la guerra l'avevano sentita sulle loro spalle, anche dagli esempi dei loro genitori che la guerra l'avevano vissuta, e quindi davano la giusta importanza al cibo. Quindi è questo soprattutto. Noi oramai non riflettiamo più su queste cose, dando per scontato ogni cosa. Invece è fondamentale far riflettere non solo le nuove generazioni, ma anche noi, che dobbiamo essere un vero e proprio esempio. Bisogna provare a costruire una cultura
del riciclo, una cultura del rispetto, scusate il gioco di parole, rispetto al cibo che buttiamo in pattumiera. Quanto è importante la narrazione delle generazioni precedenti? Tu prima facevi riferimento ai racconti dei tuoi genitori, dei tuoi nonni. È importante oggi i ragazzi che hanno 15 anni o 10 anni oggi hanno dei genitori che raccontano, o forse non c'è nessuno che racconta loro nulla, quindi devono approcciarsi a questo tipo di discorso in modo completamente diverso, cioè legato più a un discorso ambientale, cioè qual è il modo per entrare sia nei piccoli ma anche forse nella nostra di generazione, che gli esempi sono sempre fondamentali e sono sempre importanti. Però va detto una cosa, che questa generazione è quella più avanti rispetto al rispetto per la terra, rispetto a delle scelte consapevoli. Pensiamo che negli ultimi 10 anni il movimento ambientalista dei giovani, pensiamo ai ragazzi del venerdì ecologico per intenderci, sono quelli che stanno provando a condizionare, a dettare l'agenda politica internazionale dei grandi del mondo. Quindi se da un lato gli esempi sono fondamentali, diventano prioritari in questo settore come in altri settori, bisogna anche riconoscere a questa generazione che ha capito che o siamo in grado nel corso dei prossimi 10 anni a cambiare i nostri stili di vita, oppure consegneremo a chi verrà dopo un mondo nel quale non sarà possibile vivere. Ultima domanda, cosa ti aspetti da questo libro? Cosa vorresti che instillasse nel lettore? Dubbi, riflessioni, un modo di cambiare le proprie abitudini o perlomeno riflettere su quelle che sono le proprie abitudini? Io mi auguro che questo libro possa semplicemente far riflettere tutti quanti noi, tutti quelli che vengono alle presentazioni, sulla scelta consapevole nell'uso del cibo, il rispetto nei confronti di quei popoli che sono in guerra, e quindi non dare per scontato che la guerra è un qualche cosa che fa parte della vita, e nello stesso tempo riflettere anche su quei bambini che vivono quei momenti di guerra e anche sul diritto al sorriso e al gioco che hanno tutti i bambini del mondo. Grazie. Grazie a te.